Buongiorno a tutti. Oggi vi parlerò della sindrome fibromialgica, che sicuramente rappresenta una delle sindromi che noi reumatologi andiamo a riscontrare più frequentemente nella popolazione femminile. Quando si parla di fibromialgia, si fa riferimento in primis a una sindrome dolorosa diffusa che tende a colpire prevalentemente le donne e l'apparato muscolo-scheletrico. Il dolore però non è l'unico elemento che caratterizza questa sindrome, infatti spesso il paziente presenterà tanti altri sintomi che sono rappresentati soprattutto dalla fatica, da disturbi del sonno e ancora dai sintomi funzionali, ovvero tutte quelle condizioni distrettuali che si presentano con delle particolari manifestazioni cliniche, ma che alla base non hanno un danno anatomico, quindi rientrano all'interno di questo gruppo il colon irritabile, la cefalea tensiva, ma anche dolore pelvico cronico. Per quanto riguarda i dati epidemiologici, come potete osservare da questa cartina e la rispettiva tabella, ci rendiamo conto che in realtà sono abbastanza variabili, anche in base alle aree geografiche che consideriamo. E questo deriva dal fatto che negli anni gli studi epidemiologici condotti sulla popolazione fibromialgica hanno tenuto conto di criteri classificativi e diagnostici per l'arruolamento dei pazienti differenti. Quello che possiamo dire è che sicuramente è una condizione che non va sottovalutata dal momento in cui rappresenta la terza causa di dolore muscolo-scheletrico nella popolazione mondiale dopo la lombalgia e l'osteoartrosi. Ancora, è una condizione che avrà un impatto molto negativo sulla qualità di vita dei pazienti che la sviluppano e questo a sua volta avrà ripercussioni sull'economia sanitaria. Quello che si è visto ancora è che i dati epidemiologici variano in base alle aree geografiche che consideriamo, anche per quanto riguarda la prevalenza, per età. Quello che possiamo dire sicuramente è che ci sono dei picchi di età in cui la patologia tende a svilupparsi più frequentemente, che sono quelli tra i 50 e i 60 anni. La popolazione femminile è più colpita rispetto a quella maschile, infatti avremo una media e la prevalenza del 4,2% nelle donne e dell'1,4% negli uomini, quindi il rapporto femmine-maschi sarà di 3 a 1. Nonostante ci siano tanti dati epidemiologici e letteratura, ricordiamo che la fibromialgia continua a essere una condizione sottostimata e spesso c'è un ritardo diagnostico a tale condizione. Ora, perché le donne tendono a sviluppare più frequentemente rispetto alla popolazione femminile la sindrome fibromialgica? Negli anni sono state elaborate diverse teorie. Quello che si è visto è che molto probabilmente nella popolazione femminile c'è una ridotta soglia del dolore. E a influire negativamente su questa riduzione della soglia del dolore sono tanti fattori. In primis, fattori psicologici, ricordiamo che condizioni quali ansia e depressione tendono ad essere più frequentemente presenti nella popolazione femminile. O ancora fattori socioculturali, che ovviamente variano in base alle aree geografiche che consideriamo, quali l'età, l'etnia, ma anche la posizione sociale. E infine, interessante sicuramente il ruolo svolto dai fattori biologici. Si è visto che c'è effettivamente una differenza molecolare che avrà un'influenza negativa sulla soglia del dolore nella donna. E tra questi fattori abbiamo gli ormoni sessuali, soprattutto gli estrogeni, che sono ampiamente distribuiti lungo le vie del dolore centrali e periferiche. Ancora, la produzione di oppioidi endogeni risulta essere in parte alterata nella donna in seguito a uno stimolo stressogeno. E ancora l'effetto inibente degli antagonisti degli NMDA in seguito a fattori di stress. Per quanto riguarda la patogenesi, ovviamente è molto complessa e ancora non del tutto nota, però negli anni sono state elaborate diverse teorie. Quello che possiamo dire è che uno degli elementi principali della sindrome fibromialgica è quello di aver identificato il tipo di dolore che la caratterizza. E parleremo nello specifico di dolore nociplastico. Cosa intendiamo per dolore nociplastico? Il dolore nociplastico non è altro che un dolore che scaturisce ovviamente dall'attivazione delle vie del dolore centrali e periferiche, ma in assenza di un danno tessutale. E il dolore nociplastico è stato osservato grazie a diversi studi, soprattutto di imaging, che hanno dimostrato vari aspetti. Ad esempio, si è visto che nei pazienti fibromialgici c'è una maggiore attivazione delle aree corticali adibite al dolore.
O ancora c'è una riduzione attività cerebrale associata a segnali visivi che determinano un imminente stimolo doloroso. Quindi c'è quella che si chiama anticipazione del dolore o ancora la sua imminente fine, ovvero un'analgesia anticipata. Poi ancora c'è un vero e proprio squilibrio tra segnali nocettivi e antinocettivi. E questo è stato dimostrato dal fatto che spesso c'è una minore quantità di sostanza grigia delle aree corticali e sottocorticali che sono coinvolte nell'elaborazione degli stimoli nocettivi. Tra queste aree ricordiamo il cingolo, l'orbita frontale e l'insula. Si è visto inoltre che nel liquido cerebrospinale dei pazienti con fibromialgia spesso c'è un elevato quantitativo di sostanze algogene, quale la sostanza P, e ridotte quantità invece di sostanze antinocettive, quali la serotonina e la noradrenalina. Anche la genetica gioca un ruolo nella fibromialgia, tant'è che c'è spesso una familiarità di questa sindrome. Ora, abbiamo visto quindi quali sono meccanismi patogenetici in parte coinvolti nella sindrome fibromialgica, ma finché tutti questi meccanismi si vadano ad attivare è necessario che ci siano degli stimoli a monte e questi stimoli possono essere periferici o centrali. Per quanto riguarda i meccanismi periferici, quello che sappiamo è che spesso alla base c'è un'iperstimolazione dei nocicettori periferici. Ricordiamo che i nocicettori sono ampiamente distribuiti all'interno delle articolazioni e spesso il paziente fibromialgico presenta già altre patologie osteoarticolari, tra cui l'osteoartrosi. Quindi il fatto che già quell'articolazione è stata sollecitata, viene stimolata frequentemente, porterà a un'iperstimolazione dei nocicettori e quindi un'attivazione delle vie del dolore. O ancora la disfunzione delle piccole fibre, che è la base di quelle che definiamo sintomatologie disparestesiche caratteristiche della sindrome. O ancora la neuroinfiammazione, anche il sistema immunitario e la sua attivazione sembrerebbe avere un ruolo nell'andare appunto a determinare l'attivazione delle vie del dolore. E questo si è visto perché nei pazienti con malattie autoimmuni o infezioni croniche come quelle da HIV o HCV, questa sindrome è molto più frequente. Tra i meccanismi centrali, invece, osserviamo la disregolazione del sistema nervoso autonomo in seguito a stimoli stressanti, fattori psicologici già preesistenti quali l'ansia e la depressione e ancora i disturbi del sonno. Passiamo alla clinica. Quindi abbiamo già detto che il dolore è l'elemento che caratterizza questa sindrome. Ovviamente il dolore può essere variabile, può essere diffuso, localizzato, ma anche possiamo avere un dolore neuropatico con la classica sintomatologia disparestesica di cui abbiamo già parlato. Oltre al dolore, gli altri due sintomi principali della sindrome sono appunto la fatica, che può essere mentale o fisica, e ancora i disturbi del sonno, però in realtà il paziente fibromialgico può sviluppare tante altre manifestazioni cliniche che sono rappresentate dai disturbi psichiatrici, come abbiamo già visto, o ancora disturbi cognitivi. Spesso è frequente trovare nella popolazione fibromialgica quella che viene definita fibrofog, quindi questa condizione di annebbiamento della mente che porterà poi effettivamente a difficoltà nella concentrazione e nella memoria a breve termine. Ancora possiamo avere dei disturbi del sistema autonomo con comparsa di sintomi quali la secchezza delle fauci, le sindromi dolorose regionali, la rigidità mattutina e l'ipersensibilità a stimoli esterni che possono essere rappresentati dalla luce o ancora dagli sbalzi di temperatura. Allora, negli anni i criteri classificativi che sono stati prodotti per la sindrome fibromialgica sono stati tanti. Sicuramente tra quelli più utilizzati, che continuano in parte ad essere usati nella pratica clinica, sono i criteri ACR del 1990, che tenevano conto del sintomo dolore associato ai famosi tender point, ovvero quei punti trigger che, se stimolati da parte del clinico, vanno a generare un importante dolore nel paziente. Per fare la diagnosi occorrevano 11 tender point su 18. I criteri classificativi più recenti sono quelli del 2018, ovviamente sono più completi, quindi tengono conto delle varie manifestazioni cliniche che il paziente può sviluppare. Quindi per fare la diagnosi diciamo che occorrono sicuramente il dolore, la fatica e i disturbi del sonno e poi andiamo ad associare tutte quelle manifestazioni cliniche
che possono ovviamente colpire diversi distretti che abbiamo appena osservato. Parliamo adesso di trattamento. Nella gestione della fibromialgia è fondamentale un approccio multidisciplinare, quindi bisognerà intervenire su vari fronti per garantire una migliore gestione della patologia, e quindi una migliore qualità della vita di questi pazienti. Quindi dobbiamo intervenire tramite l'educazione del paziente, con le terapie farmacologiche, fitness e infine la psicoterapia. Per quanto riguarda l'educazione del paziente, quindi è fondamentale che il paziente venga edotto sulla propria condizione, deve essere a conoscenza della sindrome, di quello che potrà comportare in futuro. Va sottolineato il fatto che non si tratta di una patologia degenerativa, pur essendo molto fastidiosa e in parte anche limitante. E poi ancora è fondamentale l'acquisizione dell'autogestione della sindrome, quindi il paziente negli anni comincerà a conoscere bene la sua sindrome e anche a gestirla, capirà quando sarà necessario dover intervenire farmacologicamente o tramite ovviamente altre tecniche. Per quanto riguarda la terapia farmacologica, le classi di farmaci che oggi vengono utilizzate, soprattutto per la gestione del dolore, sono molteplici. Quindi abbiamo gli antidepressivi, tra cui la duloxetina e la mitriptilina, anticonvulsivanti come pregabalin e gabapentin, miorilassanti quali la tizanidina e la ciclobenzapirina, analgesici come paracetamolo e oppiacei, ipnoinducenti, antipsicotici e ancora cannabinoidi. Ricordiamo che questi farmaci sono ampiamente utilizzati nella pratica clinica, ma in Italia sono tutti off-label. Ancora fitness, fondamentale soprattutto quando ci troviamo di fronte a un paziente in sovrappeso o obesità, ovviamente consigliare il calo ponderale, stimolare l'attività aerobica con almeno 20 minuti di esercizio quotidiano, una corretta alimentazione, la terapia termale, ma soprattutto lo stretching. Andiamo poi alla psicoterapia, molto utilizzata nel paziente fibromialgico e sicuramente la terapia cognitivo-comportamentale. Infine, trovano uso nella gestione di questa sindrome anche delle pratiche alternative, tra cui il mindfulness, l'ipnosi e l'agopuntura. Vi ringrazio per l'attenzione.